Un saluto a tutti. Anche in questo mio ultimo cammino ho deciso di proseguire oltre Santiago, poiché considero completa questa incredibile esperienza solo facendo visita al suggestivo Capo di Finisterre. Ho ritardato così tanto l'uscita di questo video perché avevo deciso di non pubblicarlo. Questo la dice lunga su quanto sia importante e intimo questo tratto di cammino per me. Per chi non conosce il Cammino di Santiago, deve sapere che Finisterre è una piccola località che si trova in Galizia, lungo il tratto della cosiddetta Costa della Morte, luogo dove si respira un'atmosfera mistica e misteriosa, derivante anche dal fatto che in antichità veniva considerato la fine della terra conosciuta. Ormai da centinaia di anni, migliaia di pellegrini decidono di aggiungere al loro viaggio circa 3 giorni di cammino ed arrivare sul mitico promontorio a picco sul mare per rendere omaggio al sole che cala all'orizzonte. Buongiorno, il mio viaggio nel viaggio è iniziato, raggiungerò Finisterre, da qui sono circa 70 km, ho deciso di saltare una tappa, quindi sono partito da Negreira, oggi la tappa è da 30 km fino a Olveiroa. 68 a Finisterre. Ho accorciato la tappa di un giorno perché purtroppo ho il volo di ritorno che non mi consente di fare il cammino verso Finisterre per intero. Comunque l'ho già fatto. Per chi vuole vedere la prima tappa posso magari lasciare un link. Sarei sicuramente riuscito a fare questo cammino in 9 giorni invece di 10, ma ho trovato davvero buona compagnia e ho voluto condividere il mio cammino con loro, con queste persone davvero fantastiche. Colgo l'occasione per salutarle. Ciao Giorgio, ciao Davide, ciao Tiziana, ciao Maria Pia, ciao Francesca, ciao Chiara, ciao Cristian, ciao Giovanni, ciao Frank. Caffettino e si riparte. Stamattina faceva un freddo bestiale, invece adesso è un caldo piacevole, si sta davvero molto molto bene. Andare oltre Santiago nei miei cammini lo ritengo molto importante, penso che Finisterre è una tappa altrettanto importante. È un tratto del cammino dove riesco a stare davvero solo con me stesso, a riflettere
sui giorni passati, su tutto quello che ho vissuto, e riesco a stare davvero in armonia fino all'arrivo all'oceano. Ricordo molto bene questa salita. A dopo. Struttura è così, niente male. Oggi è stata abbastanza dura, me la sono meritata una birretta. Girettino al centro, si fa per dire. Ma quanto è bello camminare da solo nei boschi prima dell'alba ed ascoltare le melodie della natura. Buongiorno, sono praticamente arrivato nel famoso incrocio dove a destra si prende per Muxia e a sinistra per Finisterre. Eccolo qui, Muxia o Muxia, non ricordo come si pronuncia, e Finisterre. Vediamo quanti chilometri mancano. 26 chilometri e mezzo a Muxia e una trentina a Finisterre.
quando sono venuto qui l'ultima volta c'era in atto un disboscamento, ora vedo che hanno già comunque ripiantato tutti gli alberi che avevano abbattuto e stanno già cominciando a crescere. Cos'è? Inquietante. Mistero. Muxia. Fisterra. Zona di Corcubion, mi sto prendendo un caffettino e si prosegue circa 15 km al famoso chilometro zero e anche alla fine del mio viaggio. Ho costeggiato per un po' l'oceano e adesso invece sto risalendo su una collina. L'ultimo tratto è un continuo susseguirsi di centri urbani e sentieri nei boschi. Bella discesa tosta, spettacolo! Anche questa volta.